Che cazzo di pesci! Siamo a 1000 metri di fondale, quindi ho avuto voglia a scendersene là sotto. Minimo minimo è 300 metri. E piano piano lo saliamo. Che non vuole mollare. Un metro recupero e 4 se lo porto. Niente, mi devo prendere la cintura perché così mi sta levando la vita. Fare il giro, vieni qua. Vieni, vieni, che ti faccio fare il giro. Uno sale, uno resta là. Occhio non manda a badare. Stangassi però? No, chi stangai? Mi si dia a me questi spacchi di pesci. Mi si dia. Chi sta su il? Cioè non è che un pesce che ti può combattere, questo lui decide quando sali. Tienilo in tensione. Aspetta, ma non va. Com'è, Beppe? Garammasti? Non mi ha garammasti. Vero? Sì, non era calato allora. Guarda che va finito. Ma non lo forzare io molto. Lo sento, quando tira lui, si è riappeso così. Devi stare solo appeso. Non ti avvicinare troppo. Mi si dico parte là, se no andiamo come tu. Tu considera che tira un metro ogni 20 metri che si prende lì. Quindi buon divertimento. E non stanchi? Sì, stanchi.
Dai, riposati che c'è la monecchianata, va? È stato un cambio? Se la prendi tu va, lo fai. Poi tu lo vedi che lui molla a un certo punto e ti fa alzare piano. È rossa assai, carussi. Molto. Ti fai la foto e te la ingornici, si vede Fishing Experience Capo Branco. Vabbè, piccolino, Madonna mia. Io mi ho intenzionato a rilasciarlo. Bestiolina a galla. Boom. I wonder. Un gigante. Ti ho fatto un video che te lo puoi pubblicare, ti spai. Catch and release. Allora, no, aspetta. Ora vieni accanto di me. Io ora faccio una cosa. Mi stai vedendo questo. Tu lo tieni nelle mani. Ora io cammino un po' e faccio così. Ciao! Bellissimo. Se n'è andato! Che dopo tutto sto combattimento! È il Capo Branco!